Per noi di Vision Ottica il tuo benessere visivo è super importante. Per questo, uniti dall'insegna, ti offriamo un super buono da 100 euro sull'acquisto dei tuoi nuovi occhiali. Vieni da Vision Ottica. Eccoci qua! Buongiorno, buona domenica a tutti! Che bella sovrana! 8 luglio 2012, ore... andiamo pure l'orario, 9.55. Comodi stamattina. Aspettavamo qualcuno, però ci ha dato buca, quindi... Se non ci sentite grido, perché forse a distanza, buongiorno! Ecco, si avvicina. Buongiorno, Roberto, da soverattiamo.com, buona domenica. Buona domenica. Estemporanea oggi, puntata della rassegna stampa di soverattiamo.com, in diretta dal Miramare, per gentile concessione che ringraziamo Zaira e tutta la famiglia Miramare per averci ospitato qui. E cominciamo la lettura dei giornali, dopodiché ci addentreremo magari in un commento sul sabato sera. Dicendo su che c'è successo. Stato un ospite illustre che ci ha dato bocca. No, lo dobbiamo dire, no, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo dire. Caro Leonardo, mi dispiace, ma ci ha dato bocca. Speriamo che sia stato impegnato in altre cose. Sindaco, mi dispiace, ma ci avete dato bocca. Andiamo avanti, allora. Partiamo da Calabria ora, subito, depuratore, trasloco più vicino. In settimana un vertice in regione servirà per definire la questione. Zona periferica di Satriano e zona nord di Soverato, i siti probabili. Insomma, questa potrebbe essere una buona notizia. Sì, sì, sì. Spostare il depuratore è un lavoro molto grosso, lavoro... Un appuntamento di oggi pomeriggio, ci saremo anche noi, la Calabria e l'America Legend Wine Bar. Mi confermi che sono degli appuntamenti molto interessanti. Molto interessanti, questo è il terzo appuntamento delle domeniche culturali della rassegna. Terzo appuntamento e poi giù una notizia di cui noi ieri siamo stati protagonisti. Io conosco anche la foto. La caretta ritrova il mare, liberata ieri a mare. Notiamo foto tratta da soverattiamo.it, però abbiamo cambiato, non siamo .com. Siamo .com, no? Siamo .com, vedi? Foto tratta da soverattiamo.it. No, siccome l'ho fatta io, l'ho ritagliata io, me la ricordavo. Sei un grande. Caretta ritrova il mare, ieri è stato molto emozionante, tanti bambini ad assistere a questa tartaruga che è stata curata e poi liberata in mare. Quindi un evento. Qui c'è una notizia di sport, importante. La lasciamo alla fine. Notizia una notizia di sport su Calabria la lasciamo per la fine, passiamo al quotidiano della Calabria. Ah, qua un articolo che secondo me in piena estate fa bene. È uno di quelli che ci piace leggere. Che ci piace perché fa bene. Scenari di degrado in città. Le lamentele di un gruppo di residenti nella zona sud, in via Pipicelli. Lamentele giustissime perché a nessuno piace avere la spazzatura per strada. Questa è via Pipicelli vicino al campo sportivo. Sì, vicino al campo. È giusto, è giusto. Sempre zona depuratore siamo. Comunque... Oggi ho visto che... Anche questa foto conosco. Sempre la nostra. Sempre la nostra. Tartaruga curata e liberata in mare. Torniamo sulla tartaruga e torniamo sulla foto. Solo che qui non c'è scritto foto tratta da Soverattiamo. Saverio, l'hai fatta tu la foto? No, questo è il quotidiano. L'ho mandata a Pietro, però non la vedo. Me l'ha chiesta ieri, gliel'ho mandata la foto. Era quella con la bacinella la tua. Quella con la bacinella, brava. Ancora lì lateralmente Vini Petrina e storia della Calabria a tavola il 21 luglio, quindi 21 si luglio ci sarà la nona edizione, siamo giunti alla nona edizione. Monte Paone, martedì si presenta la nona edizione del Festival di Casadonna, conferenza stampa presso la BCC di Monte Paone, tanti ospiti illustri, soprattutto politici, quindi questa è una conferenza stampa a cui sicuramente non mancheremo. C'è e poi tutta la giunta di Monte Paone, oltre al presidente quest'anno della provincia Vandaferro, Roberto. E poi grazie Vanda ancora. Grazie Vanda, gli stadi in concerto l'11 agosto in piazza. L'evento è stato organizzato dalla provincia, quindi per questo. Non lo sapevo. Io sto già ripassando tutto il repertorio degli stadi. Vado lato, lì a cantare. Dimmi la canzone più famosa degli stadi. C'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Madonna, mi pare il mio. Vai tu, quale? Lo so. Come no? Sono ignoranti in materia. Conosco Curreri, ma sono ignoranti. Conosci Curreri? E allora avremo una. Lascia passare. Avremo una canzone degli stadi? No, in questo momento non. Come diceva un mio amico, abbiamo stato amici con Curreri. Vado lato. Musica e accoglienza nel borgo per la giornata del rifugiato, l'evento organizzato dal comune con il CIR, una canzone dedicata ai migranti. Allora poi abbiamo al Teatro Comunale si è concluso invece il progetto Musicalmente, concerto di fine anno degli studenti del liceo scientifico. Questo è il quotidiano, andiamo sulla Gazzetta del Sud. Vediamo anche il quotidiano e adesso Gazzetta del Sud. E qui ci sarà da divertirsi, vero Corrado? Ci sono un bel po' di notizie, sì. Andiamo. Sfogliamo San Vitaliano. Si parte dalla polemica sempre sulla chiusura degli ospedali. Ancora sulla sanità. Si infiamma la polemica. Ma non li hanno chiusi alla fine? E ancora c'è il decreto che deve andare in Parlamento adesso.
stai calmo Roberto, sei troppo frettoloso. No, perché? Allora, il sindaco Taverniti, la cartella Equitalia non è di 1 milione ma di 200. Ecco, se c'era il allora pagavo. No, a questo punto io mi chiedo, ma come l'hanno notificata? L'hanno notificata per bene questa gara? Se noi gliela contestiamo. Se ci fosse stato il sindaco qui, se ci fosse stato il sindaco qui, ci poteva delucidare. E invece il sindaco non c'è. Catanzaro, due grandi bacini del traffico, squillace, sicurezza, incontro con il questore. Ah, e un'altra notizia, sovverato positiva, multe a chi deposita rifiuti nei cassonetti, fuori dagli orari stabiliti. Qui si ritorna sull'ordinanza del sindaco che ha stabilito sia gli orari che le multe. Bisogna... Chi farà le multe, Saverio? I vigili urbani, penso i vigili urbani. Saverio, come Saverio, si fa? Saverio parla. Bisogna ripristinare il senso civico a Soverato. Anche lì c'è una notizia sull'osservatorio Falcone Borsellino, varato il calendario. Varato. La vostra comunque è una congiura perché state per l'ennesima volta saltando l'articolo di Sabrina. Dov'è Sabrina? Assolutamente. Sabrina. La vostra è una congiura. Ecco qua, ritardi. Saluto a proposito saluta di Sabrina. Ritardi nella consegna del ponte sul Cerci. Chissà perché è una notizia a te cara. Ma, la provincia diffida la ditta che deve fornire le travi mancanti. Ma si chiama amoroso o amoruso? Amoroso. Ordigno e qui Chiaravalle ordigno davanti alla Cogeca. Insieme a tre cartucce inesplose addirittura. Sì. Quindi un'intimidazione. Ha padolato invece le opere pubbliche programmate dall'amministrazione, guardate. La domenica piena qui sulla Gazzetta del Sud. Qui stasera ecco. A Ischia. Sant'Andrea. No, Sant'Andrea è sempre il corrispondente da Sant'Andrea. È sempre Francesco Ranieri, che è un mito che lui da Sant'Andrea scrive. Salutiamo Francesco Ranieri a tal proposito. E quindi concerto di musica popolare a Ischia. Mi pare che possiamo chiudere con la notizia di sport. Di torniamo con ora. La notizia di sport importantissima. Facciamo... Ecco il primo colpo. Ma... Chi ha scritto questo articolo? Un nostro amico. Chi è? Saverio Maiolo. Dopo le conferme della Boscaccia e della Diabete. No, allora deve parlare Saverio. Allora, Saverio, ecco, raccontaci questa cosa. Questo primo colpo. Allora, sì, questo è il primo neo, il primo nuovo acquisto. Innanzitutto, prima di tutto diamo i voti. Ok, voto a livello tecnico da 1 a 10, come si chiama? Jessica Moretti. Da 1 a 10 a livello tecnico. Proviene dal Forlì, ma a livello tecnico un bel 7,5-8. Sì. A livello estetico, perché ci interessa anche quello, la capisci? La fotografia spesso non rispecchia la realtà, la fotografia, quindi aspettiamo non... di conoscerla. Aspettiamo di vederla dal vivo a fine agosto. Tiene il voto in pectore. Salutiamo il presidente Matozzi che in questa settimana ha promesso 3 o 4 colpi. In settimana sicuramente ci saranno altri annunci ufficiali. Ma di soldi per il basket. Aspettiamo anche notizie dal basket. Aspettiamo anche notizie dal basket. Bene, questa era l'ultima notizia. Classe 89, il neacquisto è stato prelevato all'info del Forlì, militante in A2. E quindi chiudiamo con lo sport. Benissimo. E questa domenica mattina ci manca solo il bagno a mare. Solo il bagno a mare perché fa caldo. Arriverà. Allora, tutti dicono che non fa caldo, a me fa caldo. Il fine settimana Mosella è ufficialmente in menopausa. Movimentato, assoverato il fine settimana, quindi un bel po' di gente ieri sera. Abbiamo visto Corradini fuori alle 2 di notte sul lungomare. Io contavo le macchine e le persone, speriamo che alle 2 di notte Corradini fuori. Per tutti. Ma con prole o senza? Senza. Altra notizia che volevo dare, altro saluto che volevo fare, non l'abbiamo fatto, lo facciamo oggi. Un saluto ai nostri pescatori. Se li dimenticano tutti, io sto andando a comprare il pesce. Cioè ti devi candidare ufficiale qui, qui è ufficiale, qui è ufficiale proprio. È iniziata la campagna elettorale di Corradini. Noi li amiamo. E salutiamo anche il sindaco che ci ha dato buca. E adesso vengo a comprare il pesce e fatemi lo sconto. Salutiamo anche il sindaco che ci ha dato buca. Ok, andiamo tutti al mare, tutti al mare. Un saluto dal Miramare, grazie di nuovo a Zaira, grazie alla famiglia. Aspetta che inquadriamo anche Zaira, Zaira ci fa un saluto. Grazie Zaira, ciao. Ciao. Grazie al Miramare, la rassegna stampa domani, inizieremo dall'edicola Ermocida in via San Giovanni Bosco, quindi seguiteci e aspettate. Buona domenica. Ciao. Da soperatiamo.com. Riprendiamo un attimo per far vedere le vongole dei nostri pescatori e ringraziamo il sindaco che è arrivato a trovare. Ti hanno fatto lo sconto perché l'hai salutati? No, ho pagato il giusto. Grazie sindaco per essere arrivato con noi, ti abbiamo evocato. Allora, un saluto intanto a Soverato, lo vogliamo fare in questa domenica mattina bellissima di Soverato. È una giornata caldissima, andiamo tutti al mare a goderci di questo splendido mare, questo splendido sole, questa splendida spiaggia, per cui tutti al mare. Ci siamo lasciati alle spalle una settimana in cui Vandaferro ci ha fatto un bel regalo con il concerto degli Stati, quindi un ulteriore appuntamento per l'estate di Soverato. Beh, questo smentisce le Cassandre malevoli che dice
dicevano, neanche iniziata la stagione estiva e già la davano per una stagione in tono minore. Io ho sempre detto, lasciateci lavorare che arriveremo ad avere dei risultati splendidi. È ancora l'inizio. Per il momento abbiamo gli stadi, stiamo portando avanti tutta una serie di altre cose, sono convinto che alla fine... Allora, senza correre, mamma la mano non ci ok. Abbiamo riaperto solo per il saluto del sindaco ed è un piacere averlo insieme a noi. Grazie a tutti. Buona domenica! E buona domenica e buona settimana. E buona lettura.